eccoci qui per la seconda partita della serata tra i soccer fans e scusami, il nome della vostra squadra, l'unica cosa che... Fluminense, è la Fluminense, grazie. Adesso Iorio in controllo, pallone in avanti a cercare Ascolese, intercetta però la retroguardia dei Soccer Friends in difficoltà. Valentino Russo gli dà una mano, prova a partire, finisce a terra Russo, punizione per Grasso e i suoi. Marco, tu centrale, Marco, tu centrale. Sul pallone va Sessa. Valentino dentro. Fallo in attacco. Ah no, scusate. Russo dentro a cercare Valentino. C'è fallo in attacco su Arillo, il portiere Fluminense. Un menagramo lì. Dice purtroppo non si è fatto niente. Si riparte Marco Mazzone, porta palla in avanti, intercetta Grasso solo per un attimo, prova a partire Russo col destro. Russo batte Arillo 1-0 per i Soccer Friends. Subito Russo dare la carica ai suoi. Si ricomincia. Fabiana ti vuole Vittorio. Si riparte con Ascolese, sta là alla porta. Rimessa dal fondo credo per Grasso. In avanti Sessa, cercare il movimento di Luca Grasso. Niente da fare, fallo laterale. Luigi Cabrera. Luca Grasso, Valentino. Intercetta Marco Mazzone, prova a partire, ritorna indietro da sul Nutrone. Parte poi col sinistro, prova a cambiare lato del campo. Spedisce il pallone fuori però. Grasso, Sessa adesso. Pallone ancora a cercare l'inserimento di Luca Grasso al centro. Valentino non può controllare, rimessa dal fondo. Iorio. Pallone lungo a cercare Ascolese, troppo lungo per chiunque. Subito Grasso. Sessa di nuovo, Russo. Cambia lato, Sessa, passaggio in avanti, Valentino, pallone per l'inserimento ancora di Russo, trova l'intercetto di Sull'Utrone, non si capisce col compagno Ascolese, ancora Russo, 2-0 per i Soccer Friends. Subito ottimo avvio per la squadra di Luca Grasso, si ricomincia, Iorio. Ascolese, adesso il pallone verso Marco Mazzone, sull'Utrone. Porta palla. Prova il sinistro, calcia direttamente sul fondo però. Si può andare, Russo. Intercetta Iorio, bene Ascolese, anzi non troppo. Recupera il pallone Russo. Prova a partire. Pressione su di lui Ascolese, bene, qui Sessa a uscire. Russo. Fino al man of the match. Pressato Valentino, perde il pallone. Iorio prova il passaggio verso Ascolese. Alla fine torna Luca Grasso e gestisce il pallone per i suoi. Russo. Al centro, Grasso. Pallone sul sinistro per lui. Il movimento di Russo, visto molto bene. Deve rientrare. Grasso calcia addosso un avversario. Fallo laterale. Ancora per gli uomini in maglia rossa. Di vicino c'è Sessa, però il pallone a cercare Valentino. Pallone che finisce in calcio d'angolo. Colucci bloccata là per il calcio d'angolo. Si riparte. Valentino. Calcia malissimo. Fallo laterale per la Fluminense. Mazzone. Iorio. Prova addirittura il destro, c'è una deviazione. Calcio d'angolo. Sul pallone proprio Ascolese, al centro, niente da fare. Fallo laterale. Grasso. Pallone in avanti. Valentino. Perde palla. Mazzone. Poi prova Russo. Calcio a lato. Arillo. Ascolese controlla, prova a saltare l'avversario. Sessa però si fa valere col fisico. Russo.
Chiama il pallone Sessa, non lo ottiene Iorio, spreca l'opportunità. Rivista dal fondo. Ancora per Filippo Grasso, se no sbaglia Filippo. Comunque si riparte. Luca Grasso adesso. Pallone per l'inserimento di Russo, regolarissimo. Sì? Ci sto a fare. Dove finisce? In fallo laterale. Calcia sul fondo Mazzone. Si riparte da Grasso ancora per il rinvio dal fondo, ma è irregolare la battuta. Ringrazio. Si ricomincia. Vai, non ti preoccupare. Ripete la battuta Grasso, si può andare. In avanti. Luca Grasso adesso. C'è una deviazione di Sulutrone, fallo laterale. Russo. Porta palla Russo in mezzo a due, prova addirittura a calciare. Cercava la terza rete personale, ancora fallo laterale. Pallone trova Valentino. Sulutrone esce bene. Palla al piede, sbaglia però il passaggio. Trova comunque Ascolese, che si fa valere col fisico imponente. Ma Russo è attento e copre bene. Anzi no, è Grasso, scusate. Pallone in avanti. Arriva Valentino sul pallone. C'è Russo sulla sinistra, servito. Non si capisce coi compagni. Recupera Valentino. Bene qui Ascolese, può andare in campo aperto. Ascolese contro Grasso. E salva il risultato. Calcio d'angolo. Pallone all'indietro ancora Sulutrone, calcia alto. Pallone molto difficile comunque. Rimessa dal fondo. Andare Grasso verso Luca adesso. Valentino. Russo. Ricomincia da capo Russo. Sessa. Pallone sul sinistro. Si perde direttamente nell'altra metà campo. Arillo. Iorio all'indietro, Mazzone prova il destro, c'è una deviazione, calcio d'angolo, Iorio sul pallone, non ci arriva Ascolese, fallo laterale, pallone in avanti. Russo, cioè Luca Grasso. Pallone che finisce direttamente il calcio d'angolo. Un attimo solo, ragazzi. Chiamo un'interruzione di Ghi. Si può andare adesso col calcio d'angolo. Grasso sul pallone. Valentino scambia ancora con Luca Grasso all'indietro. Russo cambia lato. Palleggia Sessa. Salta Iorio. Ancora Sessa in mezzo a due, subisce fallo, punizione per la squadra di maglia rossa. Come? Questo è tuo. Sì, è il suo. Colonna sonora inedita. Prende la distanza intanto di chi sul pallone c'è Sessa. Si può andare. Arillo va in barriera, respinge. Il tiro di Sessa per l'appunto. Pallone scambio tra Russo e Sessa. Calcia addosso un avversario. Il numero 5 dei Soccer Fans. Pallone che finisce in fallo laterale. Ricomincia da capo. Valentino. Sessa perde palla Grasso. Prova ad andare Iorio al centro, Ascolese! Accorciate le distanze, 2-1. Trova Ascolese, la prima rete della Fluminense stasera. Di carta? Neanche io ce l'ho. Ascolese. Di carta bianca. Mazzone. Sulutrone in avanti, intercetta Grasso, Ascolese. Calcio al lato, rimessa dal fondo, Russo, strano, impressato da Ascolese, Russo,
Pedisce il pallone in calcio d'angolo, ma non era molto facile per lui da quella posizione. Al centro Iorio. Grasso riesce a respingere, prova a partire Sessa. Grasso chiude sul lutrone, il pallone finisce ad Ascolese. Finta il tiro, ancora Ascolese contro Grasso, il pareggio della Fluminense. Il gigante della Fluminense pareggia i conti. Si ricomincia da capo, Grasso, Russo e adesso Sessa. Tutti i nomi con una doppia S al centro, questi. Russo prova a partire, subisce fallo da Ascolese. Si riparte, Valentino, pallone ottimo per l'inserimento ancora di Russo. Sterza, va da Grasso al centro, non può molto Valentino qui col colpo di testa. Mazzone ricomincia da Arillo. Iorio in avanti, Iorio, bene qui Ascolesi a fare la boa di galleggiamento. Si muove sulla sua destra sull'utrone, ma chiude Sessa. Va via ancora Ascolese, chiude ancora Sessa. Un po' in affanno in questo momento la difesa dei Soccer Friends. Sessa chiude Luca Grasso con la testa, poi sull'utrone trova il calcio d'angolo. Battuta adesso, il pallone a cercare Marco Mazzone. Rimessa dal fondo. Si riparte. Russo. Luca Grasso in avanti per l'inserimento di Valentino. Bella l'idea. Sfortunato anche un po', perché ha fatto quello che doveva, solo era un po' decentrato dalla porta. Il tentativo. Iorio in avanti. Abbassa il pallone Sesta. Russo. Ancora Russo sul pallone, prestato, fallo. No, no, corte quello, là è il secondo, perciò non l'ho contato. Questo è il quarto, ragazzi. Quarto fallo commesso dalla Fluminense al prossimo. Penso una decina di minuti per la fine del primo tempo. Rimessa dal fondo, secondo l'arbitro. Come? Questo qui? Sì. Russo. Ascolese. Pallone in avanti. Iorio. Respinge Luca Grasso. Fallo laterale. Chiude Russo per un attimo. Mazzone in pressione su di lui. Prova ad andare via. Niente da fare. Iorio trova la respinta di un compagno, di un avversario. Sull'utrone gestisce il pallone. Fallo laterale per la Fluminense. Arillo. Col destro finisce a lato. Va a prendere Sessa il pallone. Si può andare. Russo, attenzione. Prova a partire. Russo è mezzo a tre, però non riesce alla giocata. Lascia uscire il pallone Grasso. Esce dall'aria Sessa molto bene. Pallone in avanti, Arillo esce, tutto bene. Iorio, inserimento di sull'utrone che non la riesce a tenere in campo. Fallo laterale per Sessa e compagni. La rifacciamo, non è entrata. Non è proprio entrata la palla, sì, infatti ci ha colpito. Abbiamo preso perfettamente il momento. Sì, siamo sul punteggio di 2-2. Quando ci abbiamo, penso ormai alla conclusione del primo tempo. Russo hai già stoppato qualche volta? No. Alla distanza Russo, tripletta di Russo, si porta a casa il pallone. 3-2 Soccer Friends. Si riparte. Ascolese va col sinistro, c'è una respinta. Prova a partire Iorio, lamenta il fallo che però per Righi non c'è. Calcio d'angolo. Iorio al centro, respinge Sessa. La tiene in campo Luca Grasso. Inserimento di Valentino, servito adesso. Ricomincia da capo Russo. Salta l'avversario, va col sinistro. La quarta rete personale per Russo. 4-2.
4-2 con l'inserimento di Mazzone in campo. Salvatore al posto di Sullutrone poc'anzi. Grasso manda vuoto un avversario, lo scambio con Russo che quasi riesce, l'intervento di Iorio a frenare l'iniziativa. Fallo laterale per gli Soccer Friends. Russo e Grasso scambiano, si inserisce Sesta a sinistra, il pallone però ancora a Luca Grasso, la tocca lui per ultimo Arillo, poi la blocca, prova a far partire i suoi, Ascolese va a prendere il pallone, la ferma l'azione Sesta, prova a far partire i suoi, il pallone è un po' debole, recupera Marco Mazzoni alla fine, Valentino ricomincia da Sesta che poi calcia a lato, può andare Arillo in avanti. Tocca il pallone a Ascolese in fallo laterale. Sesta sul pallone. Grasso. Russo. Al centro, attenzione. Controlla Valentino. Poi in difficoltà riesce a riconquistare il pallone. Commettendo però penso fallo. No, subendolo, scusate. Quinto fallo commesso dalla Fluminense al prossimo tiro libero in favore di Grasso e i suoi. Chiedono la distanza. Righi sistema la barriera sul pallone. Sessa e Russo confabulano sulle soluzioni da adottare. Si può andare adesso. Sessa lascia ancora Russo, lo scambio tra i due. Sessa al centro, uno schema che non è riuscito come volevano. Calcio d'angolo. Si fa vedere Russo. Subisce la pressione avversaria. Niente da fare, fallo laterale per la Fluminense. Mazzone. Scambio tra Mazzone. Emanuele e Marco. Si inserisce Emanuele in avanti. Iorio col destro trova la respinta di un avversario. Ricomincia da capo Marco Mazzone. Ascolese. Marco. Ora Emanuele. Prova il sinistro sul palo. Per poco non prendeva in controtempo tutta la difesa dei Soccer Friends. Sesta in avanti, intercetta ancora Emanuele Mazzone. Però il pallone finisce in fallo laterale. Sesta. Russo in avanti. La tiene Luca Grasso, ricomincia da capo. Sessa trova il passaggio per Russo, non si capisce con Valentino, però il numero 6 in maglia rossa. Iorio pressato riesce a giocare verso Mazzone. Ora Emanuele, pallone ancora a cercare Iorio, ma non si sono compiti due. Si ricomincia da capo. Russo, pallone in avanti, intercetta Marco Mazzone, pressione che però si risolve a favore di Luca Grasso, prova a partire, pallone sul sinistro per lui, prova il pallonetto, finisce a lato però, gran giocata, riceve anche gli applausi. Arillo, Ascolese, controlla e tira, 4-3, tripletta anche per lui. Fluminense ancora in partita, quasi al termine del primo tempo. Si può andare Russo, Sessa. Russo va a prendere il pallone, Sullutrone è appena rientrato. Comincia da capo Russo. Sessa trova il passaggio per Valentino. Ancora Sessa. Tratto Sullutrone al posto di Iorio. Comunque si può andare. Parte Russo. In avanti Russo, intercetta bene Sullutrone. Mazzone pressato, mantiene il pallone. Trova il passaggio per Sullutrone. Ah, forse un po' impreciso. Fallo laterale, battuto subito. Valentino ancora verso Russo. Riesce ad andare via da Ascolese, il pallone a cercare Grasso, intercetta bene Marco Mazzone. Un po' lungo per Ascolese.
deve ricominciare sesta da capo al vertice basso dei suoi. Solito problema tecnico di stasera. Pallone in avanti di testa Mazzone, calcio d'angolo credo, no, rimessa dal fondo, no, calcio d'angolo, l'avevo detto, l'ho visto bene da subito, non poteva arrivarci sesta, pallone troppo alto. Quanto manca la fine? Penso 2-3 minuti, non ne sono certo perché c'è stata appunto interruzione. Ma chi lo dici? Pensa che pure c'è nato, Mascolese prova la gran girata, non gli riesce però la giocata. Russo, prestato da Ascolese che si va a prendere il pallone e poi col sinistro batte Grasso sul suo palo, 4-4. Di fisico è superiore praticamente a tutta la retroguardia avversaria Ascolese. E direi che i duelli di fisico ovviamente sono tutti a suo vantaggio, l'abbiamo visto proprio in questa azione. Sessa, Russo, cambia lato, Grasso a far correre ancora Russo, niente da fare, Arillo abbassa il pallone, Grasso tocca Mazzone per ultimo, palla per i Soccer Fans, fa tutto subito. Sessa, scambio con Valentino, salta un avversario, pallone per Russo, Valentino pressato, sbaglia il passaggio, prova a partire Mazzone, intercetta Ascolese, fermato in realtà. Bene qui Russo, va col sinistro. Quasi un remida stasera, quasi ogni pallone che tocca diventa oro. Sessa, col sinistro, fermato. Ancora fallo laterale per la squadra di maglia rossa. Sessa controlla, torniente da Russo, Ascolese chiude. Finisce così il primo tempo, punteggio di 4-4. Intensa. Colucci raduna i giocatori della Fluminense per la foto. Noi chiudiamo il collegamento, riprendiamo tra poco. Si ricomincia il secondo tempo, punteggio di 4-4 tra Soccer Friends e Fluminense. Sessa, un po' evitabile questa giocata, calcio d'angolo sull'altra sponda per la Fluminense, sperando che si possa. Solutrone abbassa il pallone al centro di testa Mazzone, batte tutta la difesa al primo minuto del secondo tempo, subito il gol del 5-4, neanche 30 secondi, forse questo è il gol più veloce della storia del Crone, making history sul campo A. Si ricomincia, Soccer Fans che stavolta devono rincorrere, il gol di Emanuele Mazzone, punteggio di 5-4, Russo, Sessa invita alla calma i suoi, chiama Russo al possesso, pallone al centro, Grasso controlla un po' male, perde palla, parte sull'utrone col sinistro, calcio al lato, si può andare, si riparte, Grasso porta palla al centro, pallone al centro ancora, Valentino controlla qui Russo, prova ad andare Russo ancora, c'è una deviazione, pallone che finisce in calcio d'angolo, si può andare con Valentino sul pallone, cambio battuta, si può andare, Ascolese stranamente in posizione arretrata, prova il sinistro, non molto preciso, pallone in fallo laterale ancora per i Soccer Friends, scambio tra Russo ed Ascolese, cioè Russo e Sessa volevo dire, si ripete ancora, Sessa in avanti, Valentino, Sessa ancora, Russo trova il passaggio per Luca Grasso, chiude sull'utrone la traiettoria di passaggio, fallo laterale, Valentino scambia ancora con Grasso, prova a partire adesso Ascolese, Ascolese 6-4, l'ha presa malissimo Luca Grasso, allontana il pallone, Luca, 6-4,
Quinta rete personale per Ascolese, punteggio di 6-4 adesso per la Fluminense. Proviamo a placare un po' gli animi. Alterco tra Grasso e Grighi, questo è vero e proprio. Continuano le proteste, si riparte. Sessa. Si placano per un attimo gli animi, si può ricominciare. Russo al centro Grasso, perde palla. Ascolese va col sinistro, calcio al lato. Ciao ragazzi. Ciao raga. Si ricomincia dal portiere. Sessa. Ora in avanti per l'inserimento di Valentino, un po' troppo difficile per il pallone. Fallo laterale, Mazzone sull'utrone. Inserimento di Ascolese, prova a cercare il passaggio per il compagno in arrivo. Fallo laterale però, Ascolese. Marco Mazzone col destro direttamente sul fondo. Si ricomincia. Russo. Valentino. Sessa. Pallone in avanti di Sessa. Controlla così l'avversario. Pallone che finisce rimessa dal fondo. Lascia uscire il pallone Sessa, lo può controllare adesso. Si può andare. Grasso. Valentino, ancora Sessa. Russo. Luca Grasso, il pallone di ritorno a cercare Russo, un po' impreciso. Mazzone direttamente in rinvio dal fondo. No, laterale, scusate. Si può andare, Sessa. Russo. Ascolese intercetta. Ma recupera la difesa di Soccerfriend solo per un attimo. Emanuele Mazzone va via, va col sinistro, la respinge Grasso. Si può andare, Sessa in avanti a cercare Valentino. Arillo la tiene sull'utrone, pallone sul sinistro, passaggio al centro, intercetta Sessa. Possono partire i giocatori di maglia rossa. Grasso controlla, poi trova ancora Sessa. Valentino va col sinistro, trova il portiere. Sessa ancora in posizione avanzata col tacco. Grasso, pallone per Valentino, il pallone ancora vivo alla fine sull'utrone, riesce a liberare e trova subito Ascolese in avanti. Ascolese! Praticamente tutta la squadra di Luca Grasso in avanti non sono riusciti a trovare la porta. Punteggio di 7-4, inizio di secondo tempo disastroso per loro. Si deve ricominciare. Grasso, pallone all'indietro. Grasso ancora, pallone che finisce ad Ascolese. Ascolese ancora sul fondo, prova addirittura una gran giocata, forse non è caso. Cominciamo le proteste in campo. Fermo un attimo. Si riparte. Pallone che finisce a Sessa. Aspetta. Valentino. Fallo su di lui. Punizione. Andiamo male. Russo dalla distanza trova la respinta di un avversario. Fallo laterale. Pallone finisce di nuovo in fallo laterale. Sì. Fallo laterale. Valentino. Commette fallo qui Mazzone. Si riparte. Respinge Ascolese. Grasso. Iorio. Mazzone. Grasso. Porta palla Grasso. Va col sinistro. Respinge. La tiene il portiere Arillo. Provano a partire i giocatori della Fluminense. Recupera Sessa il pallone. Russo.
va col sinistro, respinge ancora Rillo, Iorio, passaggio involontario sull'utrone. Sessa in pressione, riesce a riconquistare il pallone, addirittura scontro molto duro tra i due, si ricomincia. Grasso manda vuoto l'avversario. Russo, pallone al centro, alla fine Iorio in fallo laterale. Mazzone direttamente al portiere avversario. Russo, torniamo in campo. Già Fluminense ha trovato il gol proprio adesso. Scusate, chi ha segnato? Mazzone? Ok. Seconda rete di Mazzone? Seconda rete di Mazzone questa sera, insieme alle precedenti 6 di Ascolese. Eh sì, perché ormai non posso tenere il conto. 25. Undicesimo ho detto. 12. Come? Dodicesimo ho detto. Ah, dodicesimo. 25. Mi pare di sì, ma non ne sono sicuro. Pallone che finisce a Valentino. Provano a riprendersi Soccer Friends. Niente da fare. Pallone in fallo laterale. Si può andare. Pallone sull'altra fascia. Calcio al lato Grasso. Qualcuno vuole uscire. Si riparte da Rillo. In avanti. Di testa Russo. La tiene Grasso. Può andare Russo. Al centro. Valentino. Perde palla sull'ottimo intervento di sull'utrone. Grasso. Russo ancora. Al centro. Grasso. Perde palla Luca Grasso. Può partire Iorio. Ascolese. Col sinistro respinge Grasso. Sessa adesso aggancia il pallone. Passaggio che finisce direttamente a Luca Grasso. In mezzo a due. Si continua a giocare. Sessa riconquista il pallone. Russo prova a partire. Manda a vuoto Iorio. Il pallone per Luca Grasso. Finisce sul fondo il tentativo. Arillo sull'utrone. Cambia lato. Ascolese. Prova a partire, respinge Sessa al centro, fallo laterale di nuovo. Mazzone sbaglia il passaggio, Russo. Adesso Grasso si inserisce a destra, Valentino. Grasso trova il passaggio per lui, Valentino controlla. Torna ancora da Grasso sul fondo, non è serata per Luca Grasso. Si riparte Arillo. Marco Mazzone appena rientrato in campo, tocca per ultimo il pallone, finisce in fallo laterale. Si riparte. Sessa. Ora Luca Grasso. Pressato da Iorio Grasso. Russo. Intercetta Ascolese. Senza problemi Arillo. Arillo in avanti. Diatriba tra il portiere e il centravanti. No! Avviate com'è! Ascolese. All'indietro Mazzone, tocca per ultimo Valentino. Si può andare con Iorio. Ascolese col tacco. Sessa intercetta. Ora Russo. Pallone per l'inserimento di Valentino. Si può ripartire. Pallone che finisce a Grasso. Buono per Ascolese Grasso. Pallo laterale battuto dalla Fluminense. Mazzone perde palla. Ancora la Fluminense però. La farò laterale. Marco Mazzone. Iorio. Di vicino Ascolese. Russo in pressione. Iorio. Mantiene il controllo. Si torna indietro. Emanuele Mazzone. Calcio al lato. Grasso. Ora Sessa. Russo. Niente da fare. Ascolese prova a partire. Ancora Ascolese. Ascolese al centro. Iorio manca l'appuntamento col pallone. Fallo laterale.
ancora per i Soccer Fans, prova a partire Grasso al centro, pressato da due, manda vuoto tutti e due Grasso, poi Arillo non si fa superare, Mazzone, ora Scolese decentrato, Iorio da attaccante aggiunto, Iorio per il 9-4. Partita che volge a termine, siamo sul punteggio di 9-4. Con la rete adesso di Iorio, il terzo marcatore serale della sua squadra. Russo in avanti, sbaglia completamente il passaggio. Rimessa dal fondo. Mazzone. Vuole Emanuele. Iorio lì vicino, in pressione c'è Valentino, lungo. Per il controllo di Ascolese che però non avviene. Rimessa dal fondo per Grasso, battuta adesso. Sessa. Russo, poi di nuovo Luca Grasso. Valentino. Grasso manda a vuoto gli avversari. Poi va col sinistro, calcio d'angolo. Valentino lo scambio con Grasso. Russo dalla distanza può provare il destro. Calcio al lato. Arillo in avanti. Ascolese manda vuoto l'avversario. Prova il sinistro Ascolese. Gol chiamato da Andrea Righi. 10-4. Le polemiche di Grasso. 10-4. Si riparte Grasso dal calcio d'inizio direttamente sul fondo. Andare a Rillo. Un minuto. A Rillo. Iorio scambiano ancora i due. Mazzone. Iorio. Pallone in avanti, niente da fare. Rimessa dal fondo. A colloquio Luca Grasso con l'arbitro Andrea Righi. Chissà cosa staranno dicendo. Torniamo però sulla partita. Grasso, Russo adesso. Sessa. Russo. Sessa di nuovo. Ancora Russo. Valentino. Di nuovo Russo. Cambia lato. Si inserisce Sessa. Al centro bene Valentino, ma perde il pallone. Mazzone fermato. Rientra Russo. Molto bene qui Valentino. Mazzone. Prova a partire. Iorio in pressione su di lui. Iorio! Iorio è comunque il compagno, quindi non può andare in pressione. E vabbè, rimessa dal fondo. Lascia uscire il pallone dall'area. Luca Grasso, si può ripartire. Come? Sì, si è scaricata la batteria della macchina fotografica. Classico. Sì. Fallo laterale, battuto subito. Grasso, pallone al centro a cercare Valentino. Bene qui l'intercettazione della difesa avversaria. Angolo lasciato ancora Russo al centro per Sessa, traversa. Anche molto sfortunati i giocatori di Grasso questa sera. Mazzone, Emanuele col destro respinge il portiere. Grasso pressato ancora Luca Grasso, mantiene il controllo, prova a partire. Salta ancora una volta l'avversario, trova il passaggio per Valentino. Valentino sprecano completamente l'opportunità in questo momento e poi Russo calcia al lato. Non è la migliore giocata della partita questa. Peccato per la grande discesa di Luca Grasso. Fuori, fuori Emanuele Mazzone, dentro sul Lutrone. Due gol molto importanti per la partita di stasera. Ritorniamo. Sessa.
commette fallo Ascolese sui, ai suoi danni. 10 a 4 per voi. Lo sa l'arbitro, penso pochi minuti. Chiama la distanza sessa. Si può andare. Deviazione della barriera. Fallo laterale. Valentino. Sessa, palo interno. Anche la sfortuna. Poi Russo sul fondo. Andre, quanto manca? 3 minuti al termine. Punteggio di 10 a 4. Partita ormai chiusa. Sull'utrone. Ascolese contro Grasso. Trova la respinta del portiere. Sessa salta l'avversario. Ancora Sessa in difficoltà. Salta sull'utrone Sessa. Poi si riparte. In avanti il pallone a cercare Valentino. 10 a 5. Per l'onore. Giocatori in maglia rossa. Circa 2 minuti e mezzo al termine. Secondo l'arbitro. Punteggio adesso di 10 a 5. Si riparte. Iorio dal calcio d'inizio. Sessa controlla, prova a far partire i suoi. Iorio intercetta però. Ascolese ricomincia. Non riesce a saltare Grasso, che gli strappa il pallone. Grasso ancora. E poi Marco Mazzone su di lui. Molto bene. Parte Marco Mazzone. Spinto da Russo. Partite le proteste in automatico praticamente. Si riparte. Iorio calcia al lato. Punizione per Luca Grasso. Cioè rimessa per Luca Grasso, devo dire. Valentino. Russo. Palleggia Russo. Pressato, perde palla. Ascolese prova a far partire i suoi, finisce a terra. L'arbitro è lì, tutto regolare. Rimessa dal fondo. No, fallo laterale, scusa. Sull'utrone intercetta Russo. Si riparte. Iorio, Ascolese. Si crea l'azione praticamente, poi Iorio! La doppietta. 11 a 5. La partita, come se la partita non fosse abbastanza chiusa. Malumori interni nella squadra di Grasso. Si riparte. Sessa. Due minuti aggiuntivi per il recupero. Luca Grasso. Pressato, mantiene il controllo Luca Grasso. Gran giocatore stasera, molto sfortunato, non ha avuto grandi occasioni per farci vedere i suoi numeri. Valentino, Sessa la tiene in campo. Gioca verso Luca Grasso. Manda vuoto Mazzone, ancora Grasso. Si impunta il numero, niente da fare. Rimesso dal fondo. Ah, calcio l'angolo, visto malissimo. Sì. Grazie. Sul pallone Luca Grasso. Si può andare. Grasso al centro, Sessa. Controlla male Mazzone. Poi Russo. Scambio con Sessa, va lui al sinistro. Fallo laterale. Ormai manca poco al termine, punteggio di 11 a 5. Un po' ingeneroso per il primo tempo della squadra di Grasso. Gran colpo di testa questo. Si riprende. Luca Grasso manda vuoto l'avversario, che però non si fa trarre in inganno. Attento sull'utrone qui nelle chiusure. Ascolese fa sportellate con lui. Gli strappa il pallone. Si fa valere di fisico. Vuole il gol conclusivo della serata. Non lo trova però. Sessa. Valentino. Porta palla. Russo. Cambia lato. Finisce qui. Punteggio di 11 a 5.
noi ci fermiamo un attimo. Eccoci qui con Antonio Ascolese, il migliore in campo della serata nello scontro tra Fluminense e Soccer Fans, autore di quanti gol? 7 gol stasera, più o meno, perso il conto, così tanti. Primo tempo un po' difficile per voi, ma si è chiusa per il meglio. Sì, sì. Cosa ci puoi dire della partita? Abbiamo dovuto trovare un po' di equilibrio, la squadra doveva girare un po'. Ci siamo riusciti a farla girare e abbiamo avuto un ottimo risultato. Questa è la cosa più importante di questa serata. Una vittoria molto netta, molto ampia stasera, come può essere un buon inizio per voi? Sì, è di dovere continuare così, sperando che vada sempre così. Quindi l'augurio è rodare così gli ingranaggi. Andare nelle prime quattro finali. Ah, obiettivo ambizioso. Sì, sì. Per una squadra che ha dimostrato compattezza. Ti ringraziamo per il tuo tempo. Ci vediamo molto presto. Buona serata intanto. Chiudo il collegamento.